Chi è per il sì? Chi è per il no? Chi è per il non so? Tutti non so. Se uso uno strumento che ha una sensibilità di un centimetro, significa, se vi ricordate quello che abbiamo definito come sensibilità, che non posso misurare, quindi mettere in evidenza, quindi rilevare, differenze tra grandezze fisiche diverse più piccole della sensibilità, cioè più inferiori al centimetro. Quindi non posso dire niente di questa cifra. Se uso una sensibilità dell'unità, in centimetri in questo caso, allora ho incertezza su 3, ma non posso dire niente sui decimi di centimetri. Questa scrittura è sbagliata. Lo strumento non mi permette di dare informazioni o di scrivere nient'altro che siano cifre più piccole di quelle su cui cade l'incertezza. Facciamo un altro esempio. Usato il lato di un rettangolo e ho trovato 3,5 più o meno 0,1 centimetri stravolti. Qui sì posso scrivere 5 perché l'incertezza è sul decimo di centimetro, sulla prima decimale. Non potrei scrivere 3,50, queste sono diverse, queste sbagliate. Perché sui centesimi di centimetro non so niente. Ahimè, mentre in matematica 3 e 3,0 sono la stessa cosa, in fisica no. Se scrivo 3, dico ho informazioni sull'unità. Se scrivo 3,0, ho informazioni sull'unità e sui decimi, cosa che lo strumento invece non mi permette di fare. Facciamo un altro esempio. Abbiamo misurato una distanza di un percorso e abbiamo trovato 12,2 più o meno 0,1 metri. Questo significa che ho informazioni sulle decine, sulle unità e sui decimi di metro, perché l'errore, l'incertezza cade sui decimi. Sarebbe anche sbagliato scrivere 12 e basta. Perché? Perché se scrivo 12, cioè se butto via, se arrotondo all'unità, ok, tralascio di scrivere qualcosa su cui invece ho informazioni. Non è lo stesso scrivere 12,2 e 12,0 o 12 e basta. Qui diciamo che crea informazione che in realtà non ho. Qui ignoro qualcosa che invece ho. D'accordo? Detto in parole più povere, che più povere non si può. È l'incertezza della misura che mi dice come scrivere la lettura. Incertezza sul primo decimale, lo scriverò la lettura fino al primo decimale, non oltre, né in più cifre né in meno. Quindi in questo caso, per esempio, torniamo a prima, l'incertezza sul decimale, 3 è una cifra certa, 5 è la prima incerta perché l'incertezza cade su 5. Ok? L'insieme delle cifre certe e della prima incerta prende il nome di cifre significative. Questa misura conta due cifre significative, la certa e l'incerta, totale due cifre. Questa misura ha tre cifre significative, le due certe e quella incerta. Ok?
E qual è quella incerta? Mi è dato dallo strumento di misura. Ok? Siccome se ho, consideriamo questa misura che è la più facile delle due, se ho 3,5 più o meno 0,1 significa che ciò che ho misurato potrebbe trovarsi tra 3,6 e 3,4 centimetri. Non ha senso scrivere 3,50 perché questa cifra è priva di significato. Già questa è incerta, già è 5, figurarsi l'altra. Attenzione, questo è difficile da digerire, mi rendo conto. Ma 3 e 3,0, 1 o 1,0 non dicono la stessa cosa. Danno informazioni diverse. Ok? L'importante è importare la misura, diretta o indiretta che sia, col numero di cifre corretto, né in eccesso né in difetto. Vediamo questo esempio. Questo sono sicuro che l'avete già visto probabilmente in scienza, ma non fa niente, lo rivediamo. Supponiamo di voler esprimere la, facciamo fare un disegno, la distanza tra due atomi di idrogeno che stanno dentro una particolare molecola, quella che sia un'importanza. Ok? Questa distanza vale, vediamo quello, eccolo qua, 0,123 in metri. Questo tipo di scrittura, quando per esempio ho a che fare appunto con grandezze molto piccole, non è comodo, perché ho bisogno di molti zeri. Per evitare questo si utilizza una convenzione, un accordo, che si chiama notazione scientifica, che prevede di esprimere le grandezze fisiche, a seconda dei casi vedremo quali, in modo tale che siano fatte da un coefficiente, un numero, compreso tra 1 e 10, ma in realtà 10 escluso, quindi fino a 9, per una potenza di 10 opportuna nelle unità di misura che ci servono. Okay. Per fare in modo che qui davanti ci sia un numero compreso tra 1 e 10, la virgola deve trovarsi tra 1 e 9, perché se fosse prima dell'1 sarebbe più piccolo di 1, se fosse oltre il 9 sarebbe più grande di 9. Ok, quindi qui davanti ho bisogno di mettere, fatemi cancellare i puntini, 1,9. Ma perché la virgola arrivi qui, devo spostarla di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 posti. La sposto verso destra, ho 10 alla meno 9. Quindi in notazione scientifica quella grandezza vale 1,9 per 10 alla meno 9 metri. Ok? Questa particolare parte, questo è un coefficiente, la parte 10 alla
ha un nome particolare, si chiama ordine di grandezza. Ok? In questo caso la distanza tra i due atomi di idrogeno ha un ordine di grandezza di 10 alla meno 9, cioè è qualche unità in 10 alla meno 9. L'ordine di grandezza vi dà grosso modo la scala, la taglia di ciò di cui state parlando. Okay. L'ordine di grandezza della lunghezza della stanza in metri probabilmente è l'ordine di 10. Saranno 6, 7 metri, 5, non l'ho misurato. Ok? Dunque per 10 alla, scusate, 10 alla 0, l'ordine dei metri. Sono sempre 50 che mi scuso. La lunghezza dell'intero edificio dell'ordine di 10 alla 2, saranno qualche centinaio di metri. Sì e no. L'ordine di grandezza, numericamente, è indicato da questo fattore, il 10 alla. Tutto è la grandezza fisica che devo esprimere. Questo è il coefficiente. 10 alla 9 è l'ordine di grandezza di D. Ok? Facciamo un altro esempio. Questa è la Terra, qui ho il Sole. La distanza Terra-Sole vale in media, distanza media, 150 milioni di chilometri. Come facciamo a esprimerlo in metri? Beh, affinché al solito il coefficiente sia tra 1 e 9, la virgola deve trovarsi tra 1 e 5. Ok? Quindi scrivo 1,5 per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 alla 8 chilometri. Se la voglio in metri, il chilometro vale 10 alla 3 metri, quindi sarà 1,5 per 10 alla 8 per 10 alla 3, 10 alla 11 metri. Distanza Terra-Sole ha un ordine di grandezza di 10 alla 11 metri. Anche quando il numero è molto grande, la notazione scientifica mi è utile. Ok? Tutto chiaro? Domande? Dove domanda? Supponiamo di aver calcolato una grandezza x, non importa quale sia. Questo numero è scritto in notazione scientifica o no? Cioè, no, perché se si no. No. No, perché? Perché mi ero reso conto. L'efficiente non è più grande di 1. Come faccio a scrivere in notazione scientifica? Sposto la virgola A. Destra di 1. Posto. Per spostarla a destra significa che questo lo moltiplico per 10. Se moltiplico questo per 10, questo devo dividerlo per 10, sennò il valore cambia. Quindi qui tolgo un 1. È 10. 3,5 per 10. Se voglio spostare questa virgola, ok, ma non voglio alterare il valore della grandezza, se questo lo moltiplico, questo lo divido, sempre per 10. O meglio, se preferisci, uso uno di questi 10 per spostare la virgola, qui me ne avanza uno solo. Vedetela come volete. È tutto chiaro? Okay.
Altra questione importante. Supponiamo di aver fatto due misure diverse. Supponiamo di aver misurato una grandezza A. Io prendo riferimento sempre le lunghezze perché sono quelle più facili da visualizzare, da trattare. Ma abbiamo misurato che vale 4,0 più o meno 0,1 metri. Poi abbiamo fatto un'altra misura, oppure il vostro amico arriva con un'altra misura, dice guarda, io ho misurato invece B e B ho trovato in un'altra lunghezza, diciamo 10,0 più o meno 0,2 metri. Passiamo un attimo. La prima misura ha come lettura 4,0, come incertezza 0,1 ed espressa in metri. La seconda misura ha come lettura 10,0, ha un'incertezza di 0,2 ed è espressa in metri. Okay? Quale delle due misure è qualitativamente migliore, detto in altri termini, qual è la più precisa? Chi ha operato meglio? Perché? Perché immagine di errore, credo. Secondo la, questa parte dell'aula, la prima misura ha una qualità maggiore perché ha un'incertezza assoluta maggiore. Altre idee? È vero che l'errore, l'incertezza della misura è più piccola in questo caso che non in questo, ma rispetto a quanto dovevo misurare, questo numero è più importante di questo. Perché 0,1 su 4 pesa per quanto? Che frazione è 0,1 di 4? Un quarantesimo. E 0,2 di 10? Un cinquantesimo. Qual è più importante rispetto a quello che devo misurare? Questa incertezza o questa? È la prima. Questa misura, okay, ha un'importanza, un peso maggiore rispetto alla lettura rispetto a questa. Di conseguenza la seconda misura in realtà è più precisa perché ha un'incertezza che ha un peso, una percentuale, una frazione più piccola rispetto alla misura. Questa grandezza è nota meglio di questa, pur se l'incertezza assoluta è più grande qui, ma la qualità della misura la misuriamo, la valutiamo dal rapporto tra l'incertezza assoluta e la lettura. Questa grandezza si chiama errore o incertezza, meglio, relativa. Prende il simbolo E o E con R, è dato dalla incertezza assoluta fratto la lettura. Quindi A ha un'incertezza relativa di 0,1 metri fratto 4,0 metri. Fatemi scrivere, posso cambiare foglio? La S per errore. Errore o incertezza relativa. Attenzione alla dizione. Errore non significa che la misura è sbagliata, significa che è incerta. La dizione errore può essere fuorviante. Fatemi riscrivere.
incertezza, la misura A ha un'incertezza relativa che vale 0,1 metri fratto 4,0 metri e quindi fatemi guadagnare un poco di spazio. Un quarantesimo okay. B invece ha un'incertezza relativa che è 0,2 metri fratto 10 metri un cinquantesimo. Quindi conosciamo meglio B che A. L'incertezza relativa può essere data anche in percentuale, basta moltiplicare questo numero per 100. Nel primo caso avremo un quarto per cento, che è 2 quarti, 2,5%. Nel secondo caso è un cinquantesimo per cento, il 2%. La misura che ha incertezza relativa più piccola è quella che ha la qualità migliore o in termini tecnici la precisione maggiore. Vuol dire che in questo caso ho usato meglio lo strumento rispetto che in questo. Qui ho avuto uno strumento più adatto, più appropriato, perché mi ha consentito di fare una misura più precisa. Ok? In questo caso, poiché lo strumento mi ha consentito di avere una misura che ha un'incertezza relativa più piccola, vuol dire che la misura è stata fatta meglio, perché è più precisa rispetto alla misura di A, che ha un'incertezza relativa più grande. C'è un'altra cosa importante, vediamo se l'ha notata. L'incertezza assoluta, per esempio, della prima misura, quanto misura? Quant'è l'incertezza assoluta della prima misura di A? 0,1 metri. Mentre l'incertezza relativa è un quarantesimo, basta. Non ha unità di misura. Perché? Fatemi segnare in giallo in modo che non si confonda. Metri e metri si semplificano. L'incertezza relativa è priva di unità di misura, è un numero puro. Questo significa che posso confrontare misure anche in questo modo, misure anche non omogenee. Cioè se ho una misura di massa e una misura di lunghezza, posso decidere quale delle due è fatta meglio. Perché la qualità della misura è un numero che non risente dell'unità di misura della misura stessa, perché si semplifica. È un numero senza unità di misura. Quando faccio il rapporto vado via. Lunghezza di misura lunghezza, sparisce. Okay. Esercizio. Posso cambiare pagina? Supponete di dover misurare una lunghezza e presumete che questa abbia un valore approssimativo di diciamo 20 metri. Ok? Vi serve misurarla in modo tale che la misura che ottenete abbia
un'incertezza relativa del 5%. Cioè, il problema è questo, devo andare a fare una misura. Ho una vaga idea di quello che devo misurare, sarà intorno ai 20 metri, non so quant'è ancora, ma grosso modo potrebbero essere 20 metri. La mia misura, quella che vado a fare, ho bisogno che abbia una certa qualità, se no non me ne faccio niente. Okay. Mi serve che sia, che abbia un'incertezza relativa almeno del 5%, non più grande di questa, ma o al massimo 5%. Che strumento mi serve? Qual è lo strumento che mi darà una misura con questa qualità? Lo strumento viene deciso dall'incertezza assoluta, non da quella relativa. Quale sensibilità deve avere lo strumento? Beh, siccome l'incertezza relativa è 5%, cioè 0,05, e l'incertezza relativa di qualsiasi misura è l'incertezza assoluta, il beta L significa l'incertezza assoluta, L0 è la vettura, questo significa che l'incertezza assoluta del mio strumento sarà l'incertezza relativa per la vettura. Basta invertire la formula. Se l'incertezza relativa è l'incertezza assoluta diviso vettura, per avere l'incertezza assoluta moltiplico quella relativa per la vettura. E con R è delta L su L0, vuol dire che delta L è E con R per L0. Di conseguenza, la sensibilità del mio strumento dovrà essere 0,05 per 20 metri. Per 10, 100, 100 diviso 100 fa più metro, quindi mi è sufficiente un strumento che abbia un'accessibilità di un metro, non più grezza, più piccolo va bene, più grande no. È tutto chiaro? Avere un'idea della qualità della misura che mi serve, mi guida sulla scelta di quale strumento ho bisogno di fare. Sì, dopo finisce la campana, mi fermo qui per oggi. Tutto chiaro? Sì. Ok.